Ringrazio il Presidente Prete, Unione Camere, di questa opportunità incredibile. La Thailandia rappresenta con l'Eastern Economic Corridor un'opportunità fantastica per il nostro Paese. L'incontro di oggi in Unione Camere lo ha dimostrato, con la presenza di oltre 30 grandi aziende italiane, che hanno capito quanto l'Eastern Economic Corridor, che è un progetto di sviluppo integrato, di industria 4.0, di settori tecnologicamente molto avanzati, che però riprendono molto bene quello che l'Italia sta facendo con il PNRR. Union Camere ha colto questa opportunità e, invitando 30 aziende con l'Eastern Economic Corridor e il World of Investment, le due agenzie governative che sono venute oggi a Roma, ha percepito e ha lanciato questa possibilità di accrescere la cooperazione bilaterale tra Italia e Thailandia. L'Indo-Pacifico rappresenta per l'Italia un settore geografico di grandissima strategia, di grandissimo interesse, nei rinnovati scenari geopolitici internazionali dopo Covid e dopo guerra in Ucraina, e questo incontro consentirà alle aziende italiane di capire meglio quello che la Thailandia può presentare come opportunità e anche far capire ai thailandesi quello che l'Italia può presentare come opportunità di investimento in Europa. Quindi grazie a Union Camere.